Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il re della rivista Cancelletto 1 per la recensione di un film del 1981, Scanners. Gli Scanner sono uomini e donne nati con poteri straordinari. Molti di loro esercitano i benefici derivati da questi doni speciali in modo sicuro e giudizioso. Tuttavia, ce ne sono altri che progettano di creare una nuova razza che dominerà il mondo. Il mio voto a questo film è 6. Ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto e mi sono piaciute molto le scene del film. È di genere sci-fi, la durata è 1 ora e 43 minuti. Il regista è David Cronenberg, la regia è buona, bravo regista. La prima data di uscita negli Stati Uniti, il 14 gennaio 1981. Il paese di produzione è il Canada. Gli effetti speciali, Gary Zeller. L'attore è Michael Ironside, bravo attore. Nel film anche Stephen Luck, Patrick McGowan, Jennifer O'Neill, Lawrence Dane, Robert Silverman, Mavor Moore, Fred Dordlane, Luis del Grande, Adam Ludwig, Jeza Kovacs, Jerome T. Bergin, Dennis LaCroix, Victor Desi, Neil Affleck, Anthony Sherwood, Alex Stevens, Dean Ogopian, Jack Messinger, Anne Anglin, Dick Smith, Nicholas Kilbertus, Chris Wallace, Chuck Shamata, Tom Kovacs, Jock Brandis, Ian McQuay, Steven De Puys, Denise Di Novi. Saluto. Samu Brina, Cita, Alice Ottola, Mark Kolf, Mariuccia, Ilaria, Magellan, Ale, Amico di Ale Gianluca, Festival, Miki, Robby, Tony, Cante, Isuralli, Denielios, Il Trio Medusa, Pia, Domenico, Leo Tassoni, Daniele, The Rock, Corto, Bulluni, Ivan Drago, Peter, Tim, Giulia, Alessio, Uga, Kevin, Gigi, Michele Trigi, Gianni, Favigei, Picchiatore, Telefilm 122, Alessandro Bidone, Mr. Bike TV, il canale PNC, Rent Boy, Henry, la ragazza di Henry, Nico Rota, Fabio, Flavio, il Dancing Queens. Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Arrivederci e al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto.